Ed eccoci di nuovo in onda, in diretta naturalmente dal bocciodromo San Cassano di Varese, dove si sta disputando tra poco la finalissima di questo terzo Gran Premio Città di Varese, gara del circuito FIB. Sono in campo già per le prove, vedete la coppia dell'Aquila, Giulio Cresta e Marco Di Nicola, Luca Ricci e Maurizio Mussini della squadra della la formazione della Brescia Bocce del Comitato Brescia Centro. Ho accanto a me il presidente dell'Alto Verbano, Paolo Basile. A lui, prima di tutto, vorrei chiedergli della formazione che hanno allestito quest'anno, ed è una formazione veramente di alto livello che meriterebbe di stare in Serie A. Cosa, Paolo, cosa vi manca in pratica? Vincere questo campionato, direi. Sì, innanzitutto ciao Giorgio e buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, direi che abbiamo fatto uno sforzo, direi, importante, visto anche il momento che sta attraversando comunque sia il paese, però diciamo che abbiamo trovato le risorse per allestire questa squadra per poter fare un campionato di Serie B con delle ambizioni che chiaramente sono concrete. Abbiamo puntato su due giocatori di altissimo livello anche se le bocce comunque sono rotonde, poi è sempre il campo che dà il giudizio, però per cercare di non arenarci troppe stagioni in un campionato di Serie B che è comunque un campionato abbastanza difficile. Paolo, vorrei farti una domanda un po', puoi anche non rispondere, io sono abituato a farle le domande, poi dopo. Niente, avendo una squadra così rappresentativa con giocatori di livello e con giocatori scafati, voglio dire, non è facile alle volte gestirli. Ecco, in questa occasione tu sei un presidente che ha girato, so che sei stato a Montegridolfo, sei stato a Brescia, lì in Costa Maceri, in pratica. Per te il gioco delle bocce non è più un gioco, è un vero sport che chi lo pratica, specialmente a certi livelli, deve sottostare a certe regole. Quindi, ecco, la domanda che ti faccio io, cosa fai per tenere in riga, tra virgolette, questa grossa formazione? Vedo ieri addirittura che Max Cappella era rimasto fuori, naturalmente ne hai diversi e quindi tutti possono all'occorrenza entrare. La domanda è questa, ecco, cosa fai come presidente dopo la tua lunga esperienza per aver fatto una squadra del genere e come tenerla, alla corda e in riga? Innanzitutto, Giorgio, io ritengo che la mia esperienza anche in altri ambiti sportivi mi abbia aiutato diciamo così, per apprendere una cosa secondo me fondamentale, che il gruppo in una squadra comunque sportiva vince sempre. Che cosa chiedo? Io chiedo semplicemente quello che do, il rispetto dei ruoli, il rispetto delle persone, delle funzioni, degli sforzi che comunque si fanno. Io ho parlato ai ragazzi, è vero che abbiamo dei giocatori importanti, però per me non esiste la prima donna. Può essere un giocatore di A1, può essere un giocatore che è in nazionale. Per me va in campo il giocatore che mi dà più garanzie, che nel momento, diciamo, della stagione è il più in forma, senza guardare i nomi o senza guardare, diciamo, se un giocatore di A1 deve fare dei punti per giocare o meno. I ragazzi comunque conoscono il mio pensiero. Noi siamo un gruppo che è stato facile comunque allestire anche dal punto di vista extrabocciste, quindi ci divertiamo, stiamo insieme il più possibile, però quando si va in campo quelle 2, 3, 4 ore bisogna dare comunque tutto quello che si ha così per cercare di svolgere al meglio quello che comunque si è stato chiamati a dare. Ritieni che Montecatini sia la vostra, diciamo, la vostra avversaria principale in questo campionato per salire in A? Sì, i risultati stanno dicendo questo. Sapevamo comunque che anche Montecatini ha allestito una squadra importante. Ci sono due o tre giocatori che giocano insieme da diverso tempo. Poi quest'anno con l'arrivo di Andrea chiaramente hanno fatto un Spagnoli. salto di qualità molto importante. Però ritengo che
ci sono anche altre squadre. Adesso Flaminio magari sta attraversando un momento di difficoltà. Noi ieri abbiamo giocato con Castelfidardo, senza dimenticare comunque Castelfidardo nel turno precedente ha battuto agevolmente Flaminio. Però direi di sì, per rispondere alla tua domanda, direi di sì, che Montecatini, diciamo, che è la nostra concorrente. Paolo, passiamo alla gara di oggi. Ho visto che avete fatto una bellissima cosa, avete premiato i 3 campioni del mondo, non solo, ma avete allestito anche, avete fatto fare dei manifesti che avete già esposto, addirittura li ho visti anche in albergo dove alloggiavano, e so che avendone parlate con loro gli hanno fatto molto piacere. Questa è una cosa che in pratica, voglio dire, vi mette in condizioni di essere una società che guarda anche oltre, in pratica non solo alle cose vostre, ma in pratica alle bocce nazionali. Quindi so che ha fatto molto piacere e io mi complimento con voi e con te in particolare, che sei il presidente, di aver allestito, di aver fatto questi manifesti. L'idea? Sì, grazie Giorgio. Innanzitutto sì, io sono uno un po' cura molti particolari, e soprattutto anche per gratificare e ringraziare, e soprattutto per mostrare del rispetto a delle persone che lasciano per un giorno, per due giorni, comunque le famiglie a casa per sobbarcarsi chilometri. Quindi in questo caso Mirko, Giuliano e Paolo magari avevano delle gare più vicine a loro e comunque hanno mostrato, così, oltre alla simpatia e all'amicizia che c'è magari nei nostri confronti, della nostra società, comunque anche il rispetto di venire a fare una gara spostandosi e stando comunque ancora una giornata lontano da casa. Ci hanno onorato perché comunque sono arrivati diciamo nelle finali. Hai visto anche tu che oggi abbiamo avuto qui diciamo 8 coppie finaliste, direi non potevamo chiedere sì, il massimo. Di meglio. Paolo, una delle ultime domande su questa gara. Parliamo un po' di questa gara. Questo è il terzo Gran Premio Città di Varese e direi che un successo dietro l'altro, in pratica. È incredibile, incredibile la fame che c'è di bocce su questo territorio, dove erano veramente anni che non si vedevano appunto giocatori o manifestazioni di questo livello. Io sono contento. Per me, per la mia società, per lo sponsor che ha creduto nel progetto e per me stesso, ecco, perché comunque io ogni volta che vado in giro sono stanco di sentire, quando dice che gioco a bocce oppure che sono presidente di una società bocciofila, di essere visto come magari un qualcosa che non può esistere, non può competere. Invece io credo molto in questo sport, ce l'ho dentro, anche se ho smesso di praticarlo, ma perché sono veramente innamorato di questo sport. Quindi adesso faccio il dirigente, il presidente, proprio perché voglio dare magari con quel poco di esperienza che ho qualcosa in più a questo movimento. Invitiamo la gente, prima di criticare il gioco delle bocce, li invitiamo a vedere questo genere di gare, poi penso che possano anche ricredersi. Anzi. Sì, considera Giorgio che oggi è stato qui, l'hai conosciuto, è stato qui un giornalista sportivo che segue il calcio e il basket qui a Varese ad altissimo livello, è un figlio di un ex Gloria che ha militato nel Varese e oggi è rimasto impressionato veramente dalla gente che c'era qui dalle prime fasi della gara. Quindi lui sapeva neanche che a Varese esistessero le bocce, anche se fa una trasmissione non poteva immaginare di quanta gente che c'era. E io volevo fare, Giorgio, se me lo permetti, prego. Un complimento e un'ammirazione per questo giocatore che sta accostando adesso, che io ho visto stamattina. Un giovane, Maurizio. Una persona che io stimo tantissimo è Maurizio Mussini. Io l'ho visto stamattina giocare alla prima contro i nostri, Chiappella e Miloro. Penso che era una partita che mi ha riconciliato veramente col gioco delle bocce. Ho visto giocate di altissimo livello, Maurizio non ha sbagliato niente, ha messo i punti. Penso che questa finale, per come sta giocando Maurizio, senza niente togliere chiaramente agli avversari, però se la tenuta fisica c'è, io te lo dico spudoratamente, faccio il tifo per Maurizio perché è un grandissimo campione, è una grandissima persona dentro e fuori dal campo. Paolo, un'ultima domanda, più che altro una domanda e un augurio. Ecco, per te presidente, per la tua formazione, cosa ti auguri? Io già immagino. Beh, per la mia formazione è chiaro che io
Ecco, Non lo vuoi dire, non lo ecco. voglio dire, però è chiaro che le ambizioni ci sono. Io sono una persona molto ambiziosa, considerando che comunque le voci sono sempre rotonde, però è chiaro che ho allestito una formazione per poter fare Vincente. una formazione vincente, per poter fare il salto di qualità, e anche un domani dovessimo andare in A, sicuramente non mi vorrò fermare, perché ritengo che le bocce possano dare tante soddisfazioni per chi le vive come le vivo io. Grazie, penso Grazie che hai a te, grazie. concluso nel migliore dei modi e l'augurio che ti faccio è un grandissimo in bocca al lupo. Grazie Giorgio, un grazie particolare a te e ai ragazzi che sono venuti a fare questa diretta, però soprattutto a te, perché comunque questa gara non aveva motivo di esistere senza il tuo commento veramente tecnico, e ti ringrazio perché so gli sforzi che hai fatto per essere qui oggi e soprattutto qualche romanzina a casa, però grazie Giorgio. Prego, grazie a te delle belle parole, però giustamente se Francesco e Simone non erano qua non c'era nemmeno la mia voce. Grazie, grazie di nuovo e tanti complimenti al presidente Paolo Basile ed ora ci concentriamo su questa finalissima. Il punteggio è 1-1, questo mi dà modo di darvi il punteggio senza dirvi per chi è avanti o indietro, quindi sono in perfetta parità. Vediamo questo bel accosto di crosta. Tiro di volo per Maurizio Mussini. Avete sentito quanta sportività da parte del presidente dell'Alto Verbano Paolo Basile, che stamattina era presente appunto nel vedere la prima partita della formazione dell'Alto Verbano Chiappella Gaetano Miloro e nonostante che abbiano vinto i giocatori della Brescia Bocce, lui è un grandissimo ammiratore di Maurizio Mussini. C'è stata questa boccia nulla che ha toccato la tavola laterale. Tiro al pallino, probabilmente. Vediamo un po'. Marco sta giocando una bellissima gara. Pallino preso pieno, vedete? Non è che smezzando l'avrebbe potuto andare in un'altra posizione del campo, ma ha tirato benissimo e ottimamente riesce anche a fare un bel punto. Sola la boccia. Veramente Marco si sta superando. Ripeto che la semifinale stavano perdendo per 9-2 e non ha più sbagliato boccia. Marco ha avuto la possibilità di far partita a fondo tavola e hanno battuto Bonifacci e Pasquale D'Alterio. Mussini al tiro. La tocca leggermente, ma non si muove di più di tanto. Ricci. Prova a togliere questo punto. Ha un rilascio della boccia leggermente col giro, forse anche per aiutarla ad andare verso l'angolo. Tirata molto bene. E fa il punto. Bravissimo Ricci. Io alle volte mi stupisco di quanto siano bravi questi giocatori. Possono anche sbagliare qualche boccia, ma il sangue freddo veramente di andare a prendere dei punti a 30 centimetri a tavola, e mi diceva Sefora prima che non sono molto facili, specialmente a tavola le bocce negli ultimi 20-30 centimetri prendono velocità. Quindi abbiamo visto in diverse occasioni le bocce fermarsi a pochi millimetri dall'asse di fondo, e questa appunto sta nella bravura e nella freddezza dei giocatori. Ora Ricci continua nella sua performance.
stanno chiedendo appunto se il pallino è prima in linea o pallino leggermente prima della boccia, quindi dovrà dichiarare, sicuramente dichiarano il punto. Prende il punto, sposta il pallino. Punto rimane. 30 centimetri. Vediamo crosta, Giulio. Se esce può prendere, ma la boccia torna leggermente sotto tavola, era di forza calibrata, ma in quella posizione del campo viene risucchiata leggermente verso la tavola laterale. Si consultano i due. Non è certamente facile andare a prendere quel punto, ma Crosta Giulio ci riprova. Non c'era altra soluzione. Cerca l'arcata maggiormente caricandola a centrocampo. Vediamo un po'. Vedete che la boccia sembra che esca e poi torna verso la sponda. Penso che ancora non sia sicuramente preso. Vedete, la boccia poi ha ancora un altro scarto leggermente verso la sponda. Due a uno il punteggio a favore di Ricci Mussini. Vediamo un po' cosa ci combina Marco, se tira le bocce sue o il punto, vediamo, ha tirato il punto, ma questa volta, nonostante la buona volontà, anche la classe direi, di questo ragazzo, ha portato la boccia molto avanti per cercare di saltare il pallino, ma purtroppo per lui la boccia era indirizzata più per il pallino che per la boccia del punto. Ora Mussini hanno tre bocce in mano e non sono poche. Conducono per 2-1, ma qui il gioco è abbastanza largo, anche se a fondo campo possono, direi tranquillamente, senza nessun ostacolo davanti, realizzare tre punti. Vediamo. E la boccia tende a zigzag, ecco, vede, in questa posizione scende verso il pallino, ma durante il tragitto continuava a fare zigzag. Ecco, vede, tira un po' verso la sponda, però diciamo che lo spazio è tanto e che questa potrebbe essere anche corta, ma no, dovrebbe essere arrivata seconda. Ultima boccia di tornata, due punti a terra, due ne chiamano, tre punti realizzati in... che va a toccare l'altra, vediamo un po' se l'ha toccata o meno. Tre punti, 5-1. Sembrano già... diretti verso la vittoria, Ricci Mussini, che
stanno incrementando il loro vantaggio. Mai dire mai, però, perché abbiamo assistito a tante partite che poi si sono capovolte. Comunque stanno giocando benissimo Mussini e Ricci. Campo centrale per la finale, tiro di volo per Marco, colpisce ma la sua colpisce in testa e non se ne va il punto. Vediamo un po' se Cross andrà al punto oppure sì. Eccolo qua, Giulio. Non tanto conosciuto, probabilmente nelle finalissime, diciamo in Italia, nelle gare nazionali che si svolgono nel nostro territorio, ma direi che è un ottimo puntista, come lo è Luca Bonifaci. Vediamo un po'. Sì, Ricci toglie, non un grande punto, probabilmente può accadere anche che a quest'ora le bocce pesino un pochino di più. Togli di nuovo il punto Crosta. Bersaglio, tiro di volo per Mussini. Colpisce pieno, guardate l'effetto di questo pallino, addirittura la boccia del punto diventa buonissima. Comunque, nelle bocce effettivamente succede sempre qualcosa che non si è mai visto, e anche questo, voglio dire, è una giocata fortunosa, ma innanzitutto bisogna dire che Maurizio Mussini aveva colpito la boccia e l'aveva colpita molto bene. Prende il punto, ancora una bellissima boccia giocata. E va a verificare il gioco, non vediamo il pallino davanti, non so se la regia riesce a prendere da un'altra angolazione per vedere la possibilità se il pallino tocca o meno. Vediamo un po' cosa farà con l'ultima boccia Maurizio Mussini. Ha dichiarato pallino, non ha colpito la boccia del punto, vedete, in effetti ha fatto una raffata dichiarando il pallino probabilmente tocca o giù di lì e ha tirato di raffa ma ha sbagliato il bersaglio, diciamo, e ha colpito la sua. A questo punto mi sembra che abbia lasciato 2 punti, 3 a 5. Quindi non un punto, ma addirittura due ne perde. Vediamo un po' se Crosta tira un po' il massimo, perché per un bocciatore che tira sopra mano di solito si fa il tiro più corto, ma in questo caso forse diciamo, la convinzione del puntista è quello di tirare il pallino lontano e di fare la boccia buona. Ecco in effetti Giulio Crosta non si smentisce, mette un'altra bellissima boccia. Adesso vediamo se è bersaglio. Siamo al limite.
due pezzi. Boccia, dichiara Mussini, allargando le braccia, colpisce pieno. Punto prima, punteggio 3 a 5 in favore di Mussini e Ricci. Ora è Ricci che va all'accosto. Forse pensava fosse lunga, lo è leggermente, ma direi che tutto sommato è una boccia buona. Non ottima, ma buona. Crosta dovrà ripetersi per prendere il punto. Rientra leggermente la boccia di Crosta, sembra buona, se non si allarga, prende il punto. Ripeto, magari per quelli che sono in visione da pochi minuti, che questa è la partita di finalissima del terzo Gran Premio Città di Varese, che vi trasmettiamo dalla bocciofila di San Cassiano in Varese, nella periferia di Varese, un duno olona. Questa boccia è corta di Ricci, quindi possibilità ancora per la formazione dell'Aquila di portarsi nelle vicinanze, diciamo, della formazione di Brescia. Mussini è indeciso sul da farsi, o perlomeno sta prendendo tempo per vedete Marco Di Nicola, ancora due bocce da giocare, al punto a terra, chiama 3 contro i 5 di Tirapallino. Al punto. Tira il punto. Bella boccia pulita, ora una boccia sui 40-45 e una sui 70. In pratica due punti a terra, ma vedo, mi sembra a fondo tavolo, due bocce dentro per l'Aquila. Marco potrebbe essere, ecco, vediamo Giulio Crosta che va a parlare con il ragazzo. Non so se dispone del sottomano, chiedo a Fra, che lui dispone del sottomano, mi dice, e adesso vediamo se lo mette in uso. No, tira sopramano. C'è il rimpallo sull'altra, va a rimpallare a fondo campo. Penso che non ci sia nulla da fare, una boccia gli dà per due, ma poi due sicuramente verrà all'accosto e sicuramente ribadisco che gliela faranno. No, questa volta non gliela fanno tirare. Quindi prendiamo un po' qualche secondo, acquistiamo come tempo. Punteggio 4 a 5. Quasi tutte le partite sono state, diciamo, di questo tenore, di questo livello. Quando sembrava una formazione che prendesse il largo, poi piano piano ci sono state le rimonte e questo è il bello anche delle bocce. Vediamo Giulio Crosta di nuovo col tiro al massimo, o perlomeno in prossimità dei 4 metri. Sta impostando ottime giocate. Buona anche questa. Molto buona. Grandissima. Sì, è leggermente sul lungo e probabilmente si potrà anche prendere, ma la boccia è molto buona. Si prova Ricci. Sempre buona. Bravo anche Luca Ricci, crea un bersaglio. E ora
tocca a Marco Di Nicola. Ai ai ai, colpisce ma è sfortunato, rimpalla la boccia del secondo punto e rimane punto degli avversari. Crosta di nuovo l'accosto. Ottima ancora la sua boccia, ma beh, diciamo che non è proprio il massimo. Non è il massimo, e in effetti non occorre bocciarla se Ricci riesce a fare una boccia simile a quella di prima, e mi sembra che sia così. Bravo di nuovo Ricci a prendere il punto, sempre leggermente questa volta sul lungo. Vediamo un po' se riuscirà con l'ultima boccia. Vedete, tre sono a terra. Non è facile per Marco, anche se l'abbiamo visto accostare ottime bocce. Vediamo, sembra molto buona, se non gli cade sulla sinistra, anzi rientra. Vediamo un po' se può aver fatto. Preso, dice l'arbitro. Quindi due bocce per Mussini, vediamo un po' la sua bocciata sul punto. Colpisce, carica il pallino, va a fondo campo. Due punti per l'avversario, uno abbastanza grande, però ripeto, la difficoltà sempre di giocare le bocce a tavola. Mussini ora tenterà di prendere il punto, è nelle sue possibilità. Non è tranquillo, ha visto un cespuglio. E questo è classico nei giocatori quando hanno da tirare una boccia per prendere tempo, per prendere lasciano la boccia, vanno a pulire il campo. Vediamo un po' come l'ha giocata questa boccia Maurizio Mussini. Sembra ben indirizzata, lo è, quindi Mussini fa il punto e si porta a quota 6 contro i 4 della formazione aquilana. Quota 6, vedete il punteggio? Vi ricordo che questa è la finalissima. Ricci all'accosto. Buona. Buonissima. Stanno discutendo un pochino. E poi decidono per l'accosto. Pallino che nella zona neutra, tirata molto bene questa boccia da Giulio Crosta, prende il punto. Non credo sia bersaglio, vediamo un po' l'arbitro cosa dice. Sola. Volo per Maurizio. Micio è il suo soprannome. Eccolo qua.
colpisce in testa, ma comunque fa gioco. Pallino per Marco Di Nicola. L'ultimo preso pieno, vediamo ora. Colpisce ancora Marco Di Nicola, veramente bravo, ma lo butta fuori dal campo. Erano comunque due punti a fondo tavola per la formazione aquilana, ma tutto da rifare. Vi ripeto, 4-6 il punteggio a favore di chi tira il pallino. E loro fanno il gioco corto. Sempre su per giù, diciamo, nella stessa posizione di prima. Ricci in equilibrio per cercare di fare più possibile la boccia buona, ma questa gli esce sugli 80, quindi nel gioco corto una boccia 80 non è sicuramente buona. Crosta, che fino a questo momento ha giocato benissimo. E continua a giocare bene. Prende un ottimo punto e non è bersaglio. Quindi si stanno consultando i due perché questa boccia è cattiva e potrebbero anche tirare il pallino, ma essendo ancora in vantaggio opta Mussini al tiro di volo alla boccia del punto. Colpisce, questa volta colpisce molto bene, che realizza due punti, ma sono in sottopalla. Oddio, non prende il punto questa volta Crosta. Perdono il vantaggio di bocce. Marco prende il punto sul lungo. 45-50 e non credo che sia chiesto se era raffa, ma la pancia della boccia tocca la riga e quindi è una boccia eventualmente da tirare di volo, ma è possibile. Ah, la tira di volo. Ero convinto che Ricci andasse a punto, però portata via poi. Sì, ottima questa volta, la boccia colpisce bene Mussini. Sì, prende ancora il punto Marco Di Nicola. Ora dovrà tirare di volo anche Luca Ricci. Boccia è più buona questa dell'altra. Decide, sembra che voglia decidere, ah no, tira di volo, perché allora non dovevano nemmeno bocciare prima. Questa è più buona e naturalmente dietro una logica va tirata. Colpisce Ricci e raccolgono un punto
è stato determinante in questa occasione la brutta boccia giocata, la seconda boccia di Crosta, che non ha preso un punto da 80 e quindi ne ha approfittato la formazione della Brescia Bocce e si portano sul 7-4. Un po' lunga. Crosta sceglie un'altra strada ed è quella più pericolosa. In effetti non toglie il punto, ma doveva essere tirata lungo l'asse, lungo la tavola sinistra, che poi uscendo poteva andare sulla boccia del punto. Vediamo ancora Crosta, se questa volta indirizzerà la boccia verso l'asse. La tira ancora dritta. Questa non è corta. Se non prende nulla se ne va. Ai ai ai. Un momento, non crea il vantaggio, sposta leggermente. Adesso l'arbitro controlla. Potrebbe avere anche fatto il punto con la prima boccia. Non c'è vantaggio, ma serve la misurazione. Brutte due bocce per Giulio Crosta. Anzi, sono tre, con quella di prima. Sì, toglie. Prende il punto con questa toccatina, diciamo, della boccia del punto. Prima. Ricci, vedete? Non so se arriva questa boccia, mi sembra corta. Però era ben indirizzata lungo l'asse laterale, ha fatto una brutta boccia. Esatto, sì, stanno guardando e segnando la boccia del punto, Mussini è già a tirare di volo. Colpisce, ora sono due punti a terra, ma sono due punti che direi potrebbero essere prendibili, però diciamo sempre che, vedete, l'arbitro indica due punti, uno 80 e l'altro 60 dietro il pallino. Marco sembra che vada dietro la boccia corta e questo è un altro gravissimo errore. Rimangono due punti per la formazione Ricci-Mussini e a questo punto, anche se dovessero prendere il punto, io non lo so se sarebbe ora di tirare il pallino se lo vedono, in quanto, ecco, non ci pensa, probabilmente non si vede dalla Marco Di Nicola cerca di chiudere, ma comunque l'ultima boccia ce l'avrà Mussini che ha la possibilità di realizzare, ecco, un'altra toccatina essenziale, direi. Prende il punto, c'è un vantaggio, ma non reca nessuna differenza la boccia di volo. Se colpisce e non carica, si porterebbero a 9 e quindi con buone possibilità di arrivare prima a 12. Colpisce Mussini, pulito, due punti, 9, chiamano Mussini e Ricci contro i 4 di Crosta e Di Nicola. Avevano avuto un momento favorevole, e sembrava quasi che riuscissero ad agguantare
i giocatori della Brescia Bocce, ma qualche errore di troppo. Diciamo che in questo momento sta giocando alla grande Maurizio Mussini, mentre c'è un leggero calo del suo puntista, ma purtroppo i giocatori della Virtus non approfittano magari degli eventuali errori da parte di Ricci. Questa è una boccia fuori del bersaglio e sotto una sponda, e quindi c'è la possibilità di appoggiare. Vediamo, Crosta ci prova. Sembra buona. Bravo Giulio. Crea il bersaglio con possibilità di rimpallo. Vediamo un po'. Mussini va a vedere. Bisogna prenderne mezza sulla parte destra. Dichiara il punto. E dichiarando il punto si tira di volo. Forse bassa. Buona, dice l'arbitro. Toccata leggermente. Realizza il punto ed è Crosta che va nuovamente in accosto. Sembra buona anche questa da parte di Crosta. La boccia esce però non rientra. Vediamo l'arbitro che sta sincerandosi se il punto è preso, ma dalla nostra posizione sembra che non sia preso. Questa volta però non è stata indirizzata come prima, probabilmente ci sono delle piccole schiene che sembra che non passi, ma passa. È difficile la misurazione. L'arbitro probabilmente dovrà chiedere l'ausilio del direttore di gara, del suo assistente, con delle misurazioni più millimetriche, ma passa anche qua. È costretto a fare una misurazione diversa in quanto la stick potrebbe toccare la tavola laterale, quindi prima. Dice prima. L'arbitro è molto certo della sua misurazione, quindi non ha avuto la possibilità di chiamare. C'è un tiro di volo da parte di Marco Di Nicola. Sbaglia Marco, sbaglia, colpisce la sua, c'è un vantaggio. Ultima boccia per Marco Di Nicola, mentre i giocatori della Brescia Bocce ne hanno ancora due col punto a terra. Chiamano 9. Viene rimessa a posto, annullata la boccia tirata da Marco Di Nicola. Ora si ritrovano i giocatori della Brescia Bocce, una boccia a fondo tavola e con il punto a terra e con possibilità di poter vincere l'incontro anche in questa tornata. Giocata di Marco è leggermente corta, anzi direi abbastanza corta. Ora dovrebbero decidere se tirare il pallino, ma il pallino potrebbe anche schizzare fuori, sarebbe un guaio per, nonostante vincano 9-4, ma le partite si vincono a 12.
Sono indecisi sul da farsi, quindi andando a punto, ma il punto è talmente stretto il secondo, optano per l'accosto, e quindi era molto difficoltoso il fatto di colpire il pallino. Probabilmente non sarebbe stato difficile per Mussini, ma le possibilità che potesse andare fuori hanno fatto sì che tentassero di venire a punto. Ma può tirare anche il secondo punto di volo, potrebbe anche imbarcare il terzo o quarto, adesso c'è la misurazione. Via quella 2, è cosa che farà sicuramente Mussini. No. Viene all'accosto. Esce, ma non arriva. Un punto solo, 10 a 4. Ecco inquadrato il tabellone. Pallino sotto la sponda sinistra, sempre nella zona neutra del campo, per pochi centimetri. ...50-55... e il pallino è posizionato quasi nella stessa direzione di due tiri fa. Questa volta Crosta sembra aver indirizzato bene la boccia sotto sponda, riesce a farlo leggermente sul lungo, quindi Ricci si appresta nuovamente all'accosto, anche se hanno qualcosa da dirsi i due. Poi appunto decide, stando a centrocampo, ha la possibilità di spingere leggermente la sua corta e, tirata bene, se la boccia entra, di fare un ottimo punto. Entra, esce, entra e poi fa un ottimo punto. Ora crea un bersaglio. Se vuol tirare di raffa deve dichiarare e muovere la boccia della avvenuta dichiarazione. Sta chiedendo Marco se il pallino è prima. Andiamo un po'. Sembra che abbia dichiarato il pallino, colpisce entrambe e quindi è comunque valida, ma non ha... Vediamo un po'. Non ha ragione, ma le bocce sono tutte e due vicine, mi sembra che il punto sia prima, ma che comunque... Prima, dice l'arbitro, vedete sono quasi equidistante le bocce. E tre dita e quattro dita, dice l'arbitro. Va al tiro! Quasi a tavola. Per un non nulla. Non colpisce Marco. Lascia il punto a terra. C'è questo vantaggio. Anche se Mussini viene a vedere il gioco, sicuramente quella boccia deve essere tolta, secondo me. Quando si vogliono vincere la partita non possono lasciare delle bocce in più in campo dell'avversario, e in effetti la tolgono. Ultima boccia per Crosta. Mentre Mussini ha ancora due da giocare, ma vedete come il semipunto è talmente vicino,
10 a 4, il punteggio 11 a terra. Vediamo se questa boccia tocca leggermente, perché basterebbe poco. Tirata molto bene questa boccia di crosta, quindi due guardie abbastanza valide. Stranamente non tira. 10 a 4 dovrebbe allargare il gioco. Penso sia molto difficile mettere il secondo punto. Sono due bocce bersaglio. Quindi una la tira e l'altra non la tira e si portano a 11. C'è un detto, chi va piano va sano e va lontano, anche se ormai ha del patetico un po' questo detto. In pratica però chi è che riesce a fare, diciamo, raccogliere, quello che conta è raccogliere, loro si portano 11 comunque, avendo tirato magari avrebbero avuto anche la possibilità di far partita, ma sai un attimo che il gioco non ti viene bene, magari colpiscono la boccia loro e sarebbero stati, ma al massimo andavano a 6. Ora sbaglia il pallino, Mussini. Pallino che striscia leggermente la tavola laterale ed è Crosta che tira il pallino come se tirasse una boccia. Oltre la zona neutra di un 80-90 cm, ma è Ricci che imposta il gioco. La gioca ancora con la calatina. E la gioca molto bene. Bersaglio. Pallino guarda proprio la direzione. È proprio davanti alla boccia centrale. Quindi il pallino si dovrebbe andare a fondo campo. Raffa naturalmente. Marco colpisce. Vediamo un po' l'evolversi. È comunque un gioco che dà ragione a chi ha 11. Ora Marco Di Nicola viene a vedere un po' il gioco. Pallino proprio davanti alla boccia. Se colpisce pieno parte anche il pallino, poi non si sa dove andrà a posizionarsi. Se fila leggermente la boccia sulla destra, può uscire pulita e realizzare anche due punti. Vediamo Marco Di Nicola al tiro. Bella boccia, però troppo piena. Vi dicevo che il pallino sarebbe schizzato e così è stato. Non è stato fortunato Marco in queste due bocciate. Le sue rimangono a fondo campo, il punto rimane prima. Circa 1 metro oltre i 4, quindi diciamo 3 metri e 20 dalla tavola di fondo. Vediamo Giulio Crosta se riesce a ottimizzare questa boccia, ma mi sembra un po' bruttina e forse direi che la gara potrebbe finire in questa tornata. Ricci all'accosto. Molto buona, direi molto buona. Ora, se il pallino rimane scoperto, è l'unica soluzione per Crosta, lo deve colpire e portarlo nell'angolo destro, il che non è semplice. Ma tenta l'accosto di nuovo. Mussini ha due bocce, Crosta ha l'ultima. Adesso poi si arresta e vuol parlare con il suo compagno. Era tentato di accostare, anche se c'è la possibilità, ma teniamo conto anche che Mussini ha due bocce, chiama 11 contro i 4. Tira il pallino Crosta, vediamo un po'. Potrebbe essere l'ultimo tiro.
colpisce, bravissimo Giulio Crosta. Guardate, crea un bersaglio poi. E non è detto che il pallino potrebbe scaricare anche nella tavola e girare, però colpendo sul lato sinistro Mussini farebbe partita. Dichiara la boccia, naturalmente il pallino non si vede dalla sua posizione. Parte la giocata, la bocciata di Mussini, liscia. Bravissimo Giulio, prendendo un pallino che poi tra l'altro se andava dall'altro lato del campo forse poteva essere anche meglio. Adesso vediamo la bocciata di Mussini. Questa volta colpisce, ma rimane il punto per i giocatori dell'Aquila. Vedete, sembrava finita e invece si continua, anche se il punteggio, diciamo, dà ragione fino a questo momento alla coppia Mussini-Ricci. Sono ancora in vita i giocatori della Virtus L'Aquila. Grande giocata di Giulio Crosta, nonostante sia un puntista di terna, avete visto? Ha preso un pallino oltre i 4 metri. Ottima questa boccia di Crosta. Sarebbe piacevole assistere a un nuovo 11 pari, ma bersaglio, tiro di Raffa, vediamo un po', boccia, dichiara la boccia Mussini. In questo caso, se avesse colpito il pallino e poi la boccia, era sicuramente valido. Prima il punto. Buona. Marco Di Nicola. Ai ai ai. Dopo tantissime bocciate valide, ecco che esce il foro. Ora solo il pallino può salvarlo. Altro liscio, ora solo un miracolo e credo che sia molto difficile che questa volta possa avvenire. È ancora Giulio Crosta che tira il pallino. Ultima boccia. La stessa situazione del tiro precedente. Aia, finisce qua. Hanno lottato per quanto possibile i giocatori dell'Aquila e diciamo che è un ottimo successo per questa formazione che è arrivata qua all'Alto Verbano. Hanno disputato la finalissima contro un grandissimo Maurizio Mussini che da questa mattina ci hanno detto che ha giocato una grande gara e giustamente sono arrivati alla finale vincendo per questo incontro per 12-5. Io direi che a questo punto è veramente tutto. Io vi ribadisco che dall'Alto Verbano questa gara nazionale a coppia è stata vinta da Mussini e Ricci, al secondo posto Crosta e Marco Di Nicola, e terzi e quarti signorini Paolo, Alessi, Daniele della Rinascita. Poi D'Alterio, Pasquale, Bonifaci, Luca, vi do la classifica generale, tanto per chiudere. Quinti, sesti, settimi e ottavo, Paleari, Diego e Luraghi, Marco della Rinascita.
Saleri Danilo e Benedetti Gianpietro della Brescia Bocce, poi D'Alterio Giuseppe Zovadelli Pietro dell'Alto Verbano e Savoretti Mirko di Nicola Giuliano della Virtus L'Aquila. Signori, alla prossima, buona serata a tutti dall'Alto Verbano.